Ciao a tutti, sono Marivino Games. Oggi continuiamo con The Sims e andiamo avanti. Quindi vediamo se riesco a entrare di nuovo. Che io non riesco lo spirito, vediamo. Ok, ho ricevuto il posto alla maglietta. Ok, va bene. Quindi cosa devo fare? Adesso devo stare attento pure al lavoro. Fai uno scherzo alla statua rivale. Prova con uno studente rivale. Ok, poi inizia l'esclamazione scolastica per 3 volte. Ok, 1, 2 e 3. Poi fai uno scherzo alla statua rivale. Ah, ok, devo andare nell'altra... Ok. Poi provoca uno studente rivale, quindi lui. Disturba la mascotte. Ma se gli ordino di fare qualcosa, non lo so. Vediamo un po', vediamo. Ok. Cos'altro posso fare? Perfido. Disturba la mascotte, quindi solo quello posso fare. Vabbè, basta. Oddio, che casino, raga. Sì, comunque era questa quella che... Ok, 2 volte, perfetto. Ok, rivale, lui, quindi devo provocarlo. Presentazione scortese, facciamo così. Vediamo che succede, oddio. Perché devo farlo? Cioè, poverino, non ho fatto niente. Va bene, vediamo. Dai, fai sta presentazione scortese. Ok, ormai è finito, quindi non penso che facendolo adesso mi dia, boh, può anche darsi. Vediamo. Che non è uscita prevista, oddio. Vediamo. Provoca uno studente rivale. Mostra uno studente dell'università rivale qual è il mio istituto. Poverina! No, dai, basta. Ma poverina, no, dai. Come faccio a provoca uno studente rivale, mostra uno studente dell'università qual è il miglior istituto? Come faccio a... Io non voglio, cioè, prendere in giro qualcuno, dai. Dai a casa, vediamo. Allora, cosa che devo fare di qua? Devo fare i compiti. E la bicicletta, metti nell'inventario prima, anzi. Ma in bicicletta a casa però. Allora, inizia sabato alle 9. Livello 3 di comicità, ma già ce l'abbiamo. Ok, comunque siamo di nuovo nell'organizzazione. Ora facciamo i compiti, visto che li devi fare. Beh, l'appenderei qua allora, visto che abbiamo il poster, appendiamolo. Ecco. Perfetto. Vediamo se organizzazione, nuovo membro. Maglietta organizzazione, posta organizzazione. Fai uno scherzo, raggiungi il campus rivale e sabota la statua del cortile esterno in modo che la vedano tutti. Provoca uno studente rivale, prova. Vabbè, poi queste cose le faremo. Più che altro adesso devo stare attento ai corsi. Fra 3 giorni fa 4 giorni. Ah, ok, perfetto. Quindi posso fare quel cacchio che vuoi, che non voglio, insomma. Perfetto.
No, sono malisti quelli che ti lasciano più libertà rispetto agli altri. Ma qua c'è scritto che bisogna avere amore fiducioso, quindi ora compro una pozione e vediamo un po'. Bevila, vai. Inizia sabato alle 9 l'audizione, ok. Stai prendendo sto cacchio di pozione. Anche l'audizione di Ginevra inizierà fra un'ora, perfetto. Dibattito decisivo, non me ne frega niente. Ok, perfetto. Speriamo rimanga. Quanto sta? Beh, per 3 ore. Ma come faccio ad andare all'audizione? Cioè, inizia sabato alle 9, però... Cioè, dove devo andare? Cioè, devo dire io... Cioè, che cacchio ne so? Come funziona? Boh. Boh, vabbè. Ecco, vai all'audizione, vai allora. Ok, è andata all'audizione. Non è sparito il fiducioso, però vabbè, cioè, la maggior parte dell'audizione abbiamo fatta fiduciosa. Boh, vediamo. Ma poi quanto cacchio dura? C'è alle 9. Cioè, sono già 2 ore. Non mi dire che dura fino a mezzogiorno. Cioè, 3 ore, cavoli. Ma allora... Madonna mia, oh, finalmente. Sì, ancora un'audizione superata, sei stata grandissima, ma sei la prima. Vabbè, Ginevra. In questo periodo Urbe sta andando alla grande, lavora sui tuoi tempi comici e trova un look attraente che ti distingue. Se ti fai notare potremmo cominciare a far pagare qualcosa a chi vuole le tue foto autografate. Va bene. Quindi che devo fare poi? Fai una ricerca sull'emozione flirtante. Non iniziato. Devo fare una ricerca sulle emozioni flirtanti. Vabbè. Ah, devo provarla io. Ma che balle, ma per forza. Con chi la provo, scusa? È impegnato o no? Ok, perfetto, arriva presto. Stendilo qua. No, c'è il nostro papi. Mandati dei voti. Ciao papà, lo sai che sono super bravissima. Ma proprio adesso devi venire che io devo provare l'interazione romantica. Cioè, più che altro frizzante, non romantica. Beh, da tanto che non ci vediamo, eh. Niente ragazzi, io direi di finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao!